Ci siamo? Ok. Buongiorno a tutti, qua Jacopo e oggi vi farò vedere la mia collezione di monete. Questo è il secondo video, quindi se non vi piace cioè non mettete brutti commenti sotto. Ok, iniziamo. Prima ci sono le banconote. No, poche, perché mi piacciono di più le monete. Allora, 50.000 dinari. Non mi ricordo dove. Vabbè, 1 dollaro, 1.000 pesi, vedete? Poi, questi sono dietro comunque. Poi, sempre qua, aspettate, mi ricordo che inizia con la U, però non mi ricordo. I fiorini. Non mi ricordo da dove vengono. Anche qua dietro. Anche questi. Boh, non so. Cecoslovacchia, boh. Questi sono marocchini. Dietro anche questi. Questi, non lo so, boh. Perché questi le compro, poi non so da dove vengono. Scusate se continuo a girare la telecamera, però. Per inquadrarle bene. Poi quando ci sono le monete. Questi, vabbè, indiani con Gandhi. Questi egiziani, mi sembra. O della Tunisia, boh. Anche questi dietro. Quelli, boh. Sì, della Zambia sono 5 dollari, vabbè. Anche questi dietro. Ok, adesso con le monete. Qua in prima pagina ne mancano un po'. Aspettate, così giro adesso. Ne mancano un po' perché le stavo pulendo. Vedete, infatti, qua c'è tutta la macchia. Vabbè, ve le farò vedere in un altro video. Comunque, questa qua è della Bolivia. Non si vede tanto. E questa è, aspettate, della Russia forse. Sì, della Russia. Andiamo. Qua, guardate, già ce ne sono un po' di pagine. Guarda tutto. Oh, mosca. Non si vede tanto bene. Beh, questo americano. Inghilterra, questa qua è la più vecchia che aspettate, la tiro fuori per voi. Del 1863. Ne avrei un'altra del 940 a.C., però è inglese. Non so se guarda, vedete. Qua c'è scritto 1863. Vedete? Vabbè, la metto dopo. A posto. Poi in un altro uguale, però del 1907. Questa è australiana delle Olimpiadi. Questa francese, Portogallo. Non so, scusate se non si vede bene però. Malagasy, non so, Madagascar delle Seychelles. 2 rupie, 5 rupie, scusa. Sempre Inghilterra, Irlanda. Questo qua. Irlanda. Vabbè, poi giriamo. Poi ho scritto tutto dietro. Oh, qua. Queste qua non so bene da dove arrivano alcune perché sono scritte, non so, in lingua araba. Vabbè, questa è israeliana di sicuro, c'è scritto. Questa è francese, anche questa è un po' vecchia. Questa è thailandese, c'è, boh, non mi ricordo. Questa qua, perché si vede così male? Oh, così si vedono bene, cacchio. Questa qua è sempre della Thailandia, devo vedere, non me le ricordo tutte. Poi, questa, aspetta. Questa è portoghese, questa è d'argento, con un botto, pagata 40 euro. Questa qua è, non mi ricordo, non l'ho scritto. Österreich, Austria, è dell'Austria.
qua pagine vuote per altre monete che dovrei prendere. Poi, adesso vi faccio vedere solo quelle più importanti, se no diventa troppo lungo. Ecco, questa. Io non so, perché dovete dirmi voi se è vera. Lo so, non si vede bene. Forse è così? Non si vede bene. C'è scritto, l'ho tradotto i numeri. Dice che è del 900. Ecco, si vede bene. Del 943. Io non so se crederci o no, però. Boh. Vabbè, continuiamo. Aspettate. Un quadro meglio. Metto dopo anche questo. Poi cosa c'è? Niente. Vabbè, qualche moneta in nickel. Prima ero anche allergico. Poi. Finlandia. 5. Marca. Boh, non so. Poi vediamo cosa c'è di bello. Niente. No, questa qua dei mondiali di calcio in Argentina del 1980. No, del 1978, scusate. Me l'ha regalata mio zio, mio caro zio. Poi vediamo. Dopo ce ne sarà una. 10 franchi, vabbè. Niente. Vabbè, un'africana. Sono 2 rand. Boh, non so come si dice. Rand. Poi. Ah, qua iniziano quelle tutte deformate. No, scherzo. Vabbè, c'è quella. Quella lì quadrata. Non mi ricordo da dove viene. Vedete. Poi. Questa è di Capoverde, non si vede nel video. Questa qua. Questa è la moneta più piccola del mondo. In oro, non mi ricordo quanti carati. È commemorativa, non mi ricordo di chi. Aspettate. La vedete? È della Libia. C'è, non mi ricordo chi sopra. Gheddafi. Vabbè. Poi. Tambala. Non mi ricordo di dove. Tambala. Poi. Russia. Vabbè, non so leggere il russo, ovviamente. Poi vediamo cosa c'è. Un quarto di dollaro in argento americano. E qua sotto. Vedete? E poi basta. No, ce ne sono altre. Vediamo cosa c'è qua. Qua, perché io ho preso alla fiera dell'artigianato un pacchetto con la moneta quella lì del 934, credo. E un po' di altre monete, tipo c'era questa, intanto non si vede quello che c'è scritto, questa, adesso si vede un bene, poi, questo qua non so dov'è, boh, Butvon, qualcosa, Nederland, non mi ricordo cos'è. Boh, non so. E qua è finito, come vedete. Devo stare attento a chiudere, se no si rompe tutto, si spacca. E io vi saluto con la schermata qua della moneta. Ah, io ho una delle monete più grandi del mondo, ve le farò vedere in un altro video. Con la mia preferita. Vi saluto, ciao. Scrivete un commento, iscrivetevi, no, iscrivetevi, no, non c'ho ancora. Comunque scrivete un commento, lasciate un mi piace, ciao.